baguette, tartarughe, francesini, pancarè, tramezzini e rosette, che cosa hanno in comune? Sono tutti impasti di consistenza media, dal 50 al 60% di idratazione. Il video di oggi è dedicato proprio a queste lavorazioni. Nello specifico faremo baguette, tartarughe e francesini. Trattandosi di un impasto indiretto, ora andremo a preparare la biga. Utilizzeremo la farina Manitoba Oro con grano decorticato a pietra, lievito compresso all'1% e il 50% di acqua fredda. Utilizzeremo un'impastatrice a spirale nella sola prima velocità. Per realizzare la biga utilizzeremo la farina Manitoba Oro che ci permette lunghe lievitazioni. Verso la farina nella macchina, aggiungiamo il lievito ed infine l'acqua. Chiudo e facciamo partire la macchina. Impastiamo per 5-6 minuti in prima velocità. Iniziamo dalle baguette. Qui di fronte a me abbiamo tutti gli ingredienti. La biga al 50% sul totale della farina, fatta con il Manitoba Oro, grano decorticato a pietra, Nazionale Oro sempre con grano decorticato a pietra al 50%, sale 2% sul totale farina, malto l'1% sul totale farina, olio 3% sul totale della farina, lievito il 2% sulla farina aggiunta, acqua al 57% ad una temperatura ideale per ottenere un impasto sui 25-26 gradi. Mettiamo nell'impastatrice a spirale la biga, la farina, il sale in un lato della macchina, il malto, il lievito sull'altro lato della macchina, l'olio e l'acqua. Chiudiamo e facciamo partire la macchina in prima velocità. A un minuto e mezzo, facciamo girare la macchina indietro. A 5-6 minuti dall'inizio impasto, mettiamo la macchina in seconda velocità. Togliamo l'impasto dalla macchina, misuriamo la temperatura, trascorsi 20-25 minuti di puntatura andremo a spezzare 350 grammi circa. Spolveriamo il tavolo e poi iniziamo a spezzare. Formiamo una pallina senza stringere molto. Avvolgiamo le baguette con la formatrice. Terminate di passarle sulla formatrice, andremo ad allungarle con le mani portandole a circa 60 cm. Le mettiamo a lievitare in cella per circa 60 minuti ad una temperatura di 35 gradi e l'umidità al 70%. Togliamo dalla cella per effettuare i tagli. Inforniamo a temperatura moderata con vapore. Il tempo di cottura per le baguette sono 35 minuti, di cui 10 a valvole aperte. L'impasto che segue consiste nella tartaruga col metodo indiretto. Per realizzarla useremo i seguenti ingredienti. Il 50% di farina di biga realizzata con il Manitoba Oro con grano decorticato a pietra, 50% di farina tipo Nazionale Oro sempre con grano decorticato a pietra, il sale al 2% sul totale della farina,
malto l'1% sul totale della farina, olio il 3% sul totale della farina, lievito il 2% sulla farina aggiunta, l'acqua al 50% ad una temperatura ideale per ottenere un impasto sui 25-26 gradi. Mettiamo tutti gli ingredienti dentro l'impastatrice a spirale. La biga, la farina, il sale su un lato della macchina, il malto, l'olio e il lievito sull'altro lato della macchina ed infine l'acqua. Facciamo partire la macchina in prima velocità. Dopo un minuto e mezzo facciamo girare la macchina in senso contrario di marcia. Trascorsi gli 8 minuti in prima velocità, mettiamo la macchina in seconda per ancora 2-3 minuti. Tranciamo con la spezzatrice esagonale. Una volta spezzate le tartarughe, le andremo a formare. Le abbiamo lasciate riposare 30 minuti coperte, ora le andiamo a stampare. Ora le facciamo lievitare per circa 30 minuti ad una temperatura di 30 gradi con l'umidità sul 70-75%. Capovolgiamo le tartarughe sul piano. Cottura a temperatura alta con vapore. Sono passati 20 minuti e si sforna. Per finire vogliamo realizzare come ultimo impasto il francesino col metodo indiretto. Gli ingredienti che andremo ad utilizzare sono una biga fermentata 22 ore realizzata con la farina Manitoba Oro, grano decorticato a pietra al 50%, 50% di nazionale oro sempre con grano decorticato a pietra, il sale al 2% sul totale, malto all'1% sul totale della farina, lievito al 2% sulla farina aggiunta. Acqua al 55% ad una temperatura ideale per ottenere un impasto sui 25-26 gradi. Mettiamo nell'impastatrice a spirale i seguenti ingredienti: la biga, la farina, il sale su un lato della macchina, il malto e il lievito sull'altro lato della macchina ed infine l'acqua. Facciamo partire in prima velocità. Trascorso un minuto e mezzo, facciamo girare la macchina indietro. Trascorsi 5 minuti, mettiamo la macchina in seconda velocità. Terminata la fase di impastamento, lo mettiamo sopra il tavolo. Tranciamo con la spezzatrice esagonale. Una volta tranciati, con la formatrice formiamo i francesini. Le mettiamo sopra le teglie con la chiusura sotto. Portiamo i francesini in cella e li facciamo lievitare per circa un'ora a 30-35 gradi di temperatura e con l'umidità sul 70-75%. Trascorso il tempo di lievitazione, togliamo i francesini dalla cella. Andiamo a fare due tagli. Inforniamo a temperatura moderata. Trascorsi 35 minuti sforniamo.
Eccoci alla conclusione dei nostri lavori, dove abbiamo preparato le baguette, le tartarughe e i francesini, tutti col metodo indiretto. Ciò che accomuna queste tre tipologie di pani è l'impasto di consistenza media, che ci permette di avere una lavorazione più in struttura. Nel salutarvi vi ringrazio dell'attenzione e vi ricordo che nel prossimo video andremo a trattare le paste dure.